Al freddo con i riscaldamenti accesi fino alle 12, anche se le lezioni arrivano quasi alle 15, con problemi di infiltrazioni d'acqua e con un istituto, il Moscati, a prevalenza donne, con un solo bagno e poi finestre rotte, rincerottate con buste di plastica. Studiano così alla sede distaccata del Roberto Virtuoso e dell'Istituto Moscati di via Urbano II a Salerno. Condizioni impossibili da sostenere, soprattutto in questi giorni di grande freddo. La nostra protesta non è assolutamente contro il preside, che anzi si è messo a disposizione. Infatti oggi chi è entrato uscirà a mezzogiorno per sopperire alle mancanze di riscaldamenti. La nostra protesta è contro un fantasma in questo momento, dato che le province sono in via di scomparsa, sempre più assenti dalle nostre vite. Ci parlano di sicurezza e di dignità scolastica, ci dicono di studiare e poi non ci mettono in condizione tale. Il decreto legislativo 81 del 2008 ci impone agli istituti di avere una temperatura minima che varia tra i 18 e i 22 gradi. Noi, se siamo fortunati, arriviamo a 14-14 gradi e mezzo. Io ripeto, la nostra non è una protesta contro il preside, anzi, ma è contro un fantasma. Perciò abbiamo pensato di fare questo, perché non siamo ascoltati da nessuno. Ma i problemi, come detto, non riguardano solo il gelo. Il sit-in degli studenti, erano centinaia, vuole evidenziare anche carenze strutturali delle sedi degli istituti realizzati nel vecchio seminario arcivescovile di Salerno. Noi quello che chiediamo è di studiare in sicurezza, perché è inammissibile che come noi, Istituto Professionale del Giuseppe Moscati, facciamo 33 ore e i termosifoni vengono spenti al mezzogiorno e noi stiamo a scuola fino alla settima ora, ovvero le 15:15. Altri problemi strutturali riguardano, insomma, Sì. finestre, classe dove ci piove. Sì, infatti abbiamo la classe della terza A dove la rottura del tubo sopra è la classe praticamente quasi inagibile che è allagata. La maggior parte dei vetri per l'ingresso sono rotti, entra l'acqua, li hanno coperti con delle busse, ma è molto pericoloso. Infatti quando piove alcuni ragazzi sono scivolati. Se qualche foto alle finestre è proprio qua.